Friuli Venezia Giulia Bike Trail, con un tempo che non promette in realtà nulla di buonissimo, ma neanche di malissimo. Prima edizione, lo scopriremo insieme. Io ho scelto l'unconventional, percorso breve, però credo che sarà comunque bello. Inizia così il mio Friuli Venezia Giulia Bike Trail. Dopo 4 infinite ore di macchina che lascio al comodissimo parcheggio messo a disposizione dall'organizzazione. Il punto di partenza è la stupefacente Villa Manin, dimora dell'ultimo doge di Venezia, ospitò per 2 mesi niente po' di meno che Napoleone Bonaparte nel 1797. Eccoci qua alla partenza, adesso sono sulla traccia, quindi adesso sì che è ufficiale e devo anche già in realtà fare i miei bisognini, ma li farò. Qua non avrò le salite assassine dell'Asiago Loop, però qualche salitina ce l'avrò, comunque anche qua. Pochi chilometri di asfalto e si inizia a pedalare sullo stradone Manin, un rettilineo in stile Kansas che si incunea tra frutteti e campi, con le prealpi Giulie sullo sfondo a fare da magnete. Ma sei un tamarro con gli occhiali che non c'è neanche il sole! Ragazzi, gli occhiali sono per i moscerini. Il borgo di Fagagna, uno dei più belli d'Italia, mi accoglie con il suo castello di probabile origine longobarda. Questo è solo il primo di una lunga serie di meravigliosi edifici storici che puntellano questo territorio dal fascino davvero particolare e indiscutibile, dove il passato medievale si fonde con il dominio veneziano e quello asburgico, senza dimenticare l'inevitabile influenza del mondo slavo. Varietà culturale e paesaggistica che renderà sicuramente interessante anche i circa 200 chilometri che percorrerò. Pochi ma buoni, insomma. Bel tracciato, veramente gravel, per ora, veramente gravel. Si potrebbe fare anche a velocità molto sostenuta con una bella bicicletta agile, più della Fargona. E non si incontrano macchine praticamente, e quindi questo, come sapete benissimo, è un grande plus, come dicono i russi, è un grande plus. E certo, sarebbe bello andare sulla, ma noi non ci andiamo. Ci vanno invece quelli che hanno scelto di percorrere gli oltre 400 km della traccia lunga, un percorso che porta sulle montagne per poi far planare i partecipanti lungo le infinite spiagge di Lignano Sabbiadoro, in un sapiente mix paesaggistico che mi fa un pochino rosicare. Ed ecco il cartello finalmente che indica San Daniele, ma prima di poter mettere le gambe sotto il tavolo e gustarmi il prelibato prosciutto locale, mi tocca affrontare un bel capriccio della traccia. Il crudo me lo dovrò guadagnare. Alla fine la salita è arrivata, Devo fare ancora 200 metri di dislivello. Non è una roba impressionante, ma ho sonno, sono stanco. E invece è impressionante la rampa al 2000% che porta un bellissimo tratto nel bosco, anch'esso in salita naturalmente, ma con pendenze decisamente umane.
e dopo un classico loop della fontanella, via, giù in picchiata verso San Daniele e la scorpacciata che mi aspetta. È il primo giorno di Friuli Venezia Giulia Bike Trail, termina qui, al campanile. Freschettino, si sta benissimo, parte il giorno 2 del Friuli Venezia Giulia Unconventional Route e Bike Trail, dovevo dirlo prima. Sono a San Daniele ancora, dove ho pernottato e mangiato un maiale. Ho sonno, sì. Naturalmente San Daniele non è solo il suo prosciutto crudo tra i migliori d'Italia, ma è anche un carinissimo paese di quasi 8.000 anime arroccato su un colle, con un ricco repertorio di monumenti e piccoli tesori. L'aria frizzantina e i tiepidi raggi del sole delle prime ore del giorno mi inebriano, senza dimenticare l'ormai vicinissima presenza delle montagne, gioia per gli occhi e spauracchio per le gambe. Brandizzato Friuli Venezia Giulia Bike Trail, bellissima maglia, bellissima. Carinissimi questi paesini, c'è anche un bel profumo nell'aria, però tra poco ci sarà puzza di salita. Il menù del giorno prevede il passaggio in gioiellini come Osoppo, Gemona, Buia e la ben più grande Udine per quanto riguarda il contesto urbano. Avrò solamente una salitona impegnativa, molto impegnativa, e tanti boschi. E alla fine 4 terrificanti ore di macchina per tornare in Oltrepò. Eccoci qua. Cioè, la pendenza sarebbe anche più o meno pedalabile, più o meno. Però dal 13-14 poi iniziano a slittarmi le gomme. Comunque c'è un po' di peso sulla bici, non riesce a fare abbastanza attrito. E allora si passeggia. La mega rampa di via Monte Ercole è davvero spietata e me la faccio quasi tutta spingendo la bici. Poi arriva la discesa, finalmente, e con essa una cornice paesaggistica da togliere il fiato. Dopodiché si atterra a Gemona, Gemma incastonata tra le montagne, fu devastata dai terribili eventi sismici del 1976 che causarono il crollo di numerosi edifici, tra i quali il campanile dello stupendo Duomo, dedicato a Santa Maria Assunta. Impressionante la statua di San Cristoforo, alta ben 7 metri. Oggi c'è una temperatura perfetta, ma proprio forse un grado in meno e si sarebbe forse ancora meglio, però non lamentiamoci. Ah, poi all'ombra, ragazzi, che goduria, bello. Gemona anche molto bella, un bel paesino, e manca tantissimo ancora. 80 km abbondanti. Don't look before you leave. What you give you get to keep. So long. Dopo Gemona è un costante alternarsi di strade immerse nel verde. Si percorre infatti per lunghi tratti l'ippovia del Cormor e roccaforti in stile Game of Thrones. Poi c'è lei,
l'elegante e vivacissima Udine che colgo nell'esuberanza giovanile del sabato pomeriggio. Chiudo così il mio Friuli Venezia Giulia Bike Trail accompagnato amorevolmente verso l'imprescindibile birretta di fine trail. Voto 10 all'organizzazione.